Ciao a tutti amici di YouTube, eccoci, ci siamo, siamo in un nuovo video. Chiedo scusa la mia assenza in questi giorni, ma sono stato veramente molto impegnato nel mio lavoro attuale e di conseguenza ho avuto un po' meno tempo da dedicare al macchinario laser. Allora, innanzitutto vi dico, che cosa ho realizzato nel frattempo. Ho fatto un piccolo test con del plexiglass, spessore 10 mm, e ho realizzato un piccolo candelabro, chiamiamolo così. Quindi, che cosa ho fatto? Ho cercato di effettuare il disegno appunto di questo oggetto, quindi con il cuore e con questo reggicandela, e successivamente ho cercato appunto di effettuare l'incastro. Quindi questi sono due pezzi che attualmente non sono incollati, ma sono semplicemente incastrati. L'ho realizzata in primis in piccolo, anzi, questa adesso ve la smonto, vi faccio vedere come l'ho realizzata. Se ci riesco con una mano sola, anzi, un attimo che lo smonto e ve lo faccio vedere. Eccomi, allora, questo è il famoso candelabro che attualmente qui state vedendo in plexiglass in formato un pochino più grande. Quindi, come già sapete, io amo realizzare in primis dei piccoli progetti in modo tale da accorgermi di eventuali problemi o eventuali errori nella progettazione prima di andare a realizzare un qualcosa di un po' più grande. Questo è un consiglio che io do a tutti in modo tale da non sprecare ulteriore materiale e soprattutto non sprecare tempo. Quindi, questi due si vanno semplicemente ad incastrare in questo modo. Se andate a fare la lavorazione in legno, in abete, in multistrato, in quel che volete, vi consiglio di metterci un pochino di colla qui in modo tale da avere la stabilità ideale. In questo caso, invece, visto che è stato fatto in plexiglass, avevo un po' di plexiglass in avanzo, si vanno ad incastrare in una maniera talmente forte che praticamente è molto stabile, quindi non c'è bisogno nemmeno di metterci dell'eventuale colla o altro. Calcolate che questo è un test un pochino più grande perché ho intenzione di realizzarlo in realtà molto ma molto più grande perché, esempio, se c'è una festa, se c'è, un giardino, se c'è un, non so, qualche parente che viene a fare una cena a casa e, si mangia appunto all'aperto, questo potrebbe essermi utile perché qui ci potrei mettere tranquillamente una di quelle candele anti-zanzare. In questo modo non si avrà appunto la candela appoggiata per terra come di solito si vede, ma in questo caso verrà appunto sollevata ed è anche una cosa un pochino più carina. Logicamente non lo farò in plexiglass, altrimenti il prezzo sarà veramente molto alto, però sicuramente in legno di abete o altri legni potrebbero essere veramente molto carini. Questa è un'altra scatolina che nel frattempo ho realizzato, l'ho progettata dall'inizio fino alla fine, l'ho incollata, non c'è stato bisogno di impazzimenti, di impazzirsi più di tanto, e qui è dove vado a riporre appunto alcuni dei miei progetti, alcuni dei miei test, matite e quant'altro. Ah, ho fatto la prova su questo, ho deciso di nella parte posteriore di verniciarla di blu e in realtà vi dico, non mi piace, non si vede assolutamente, nemmeno se ve lo metto qui sotto al LED. Comunque alle porte, da quello che mi risulta, il LED non c'è e quindi è stato un test a vuoto. Però, per quanto riguarda gli altri video, come già sicuramente avrete notato, queste toppe sono state montate. Per chi non avesse visto, adesso ve le faccio vedere. Eccola qua, classica porta di Le Roi Merlin. Ho sostituito appunto la toppa che c'era in precedenza e questa è la toppa che ho realizzato. È molto carina, mi piace veramente tanto. Materiale, per chi volesse saperlo, è multistrato 8 mm. Sono riuscito ad effettuare l'incisione. Questa volta ho fatto l'incisione totalmente all'interno del cerchio, quindi non come le altre volte che, per come ragionavo io, andavo a fare appunto un tipo di idea dell'infinito, quindi mi piaceva molto non lasciare il disegno all'interno come in questo caso, ma farlo uscire. Quindi è vero, le foglie uscivano tagliate, però
era apprezzabile anche quel tipo di risultato per il mio personale gusto. In questo caso invece ho deciso di farlo in questo modo, quindi tutta l'incisione è all'interno di questo cerchio e devo dire che comunque è carina anche così, quindi mi è piaciuta e l'ho montata. Logicamente logicamente ho fatto questa toppa sia lato interno che lato esterno porta. Siccome mi sta piacendo veramente tanto l'idea di non solo incidere, ma anche effettuare dei tagli, qui dove è la mia postazione manca, come vedete, un'eventuale mensola o un eventuale ripiano. Quindi, che cosa ho fatto? O comunque che cosa ho intenzione di fare? Ho fatto un piccolo progettino, non so se riuscite a vederlo. Questo è un reggi mensola. Quindi ho progettato la mensola che sarà fatta in questo modo molto molto semplice ed easy. Avrei potuto tranquillamente farci dei chirigori, delle decorazioni ed altro. Comunque, come primo test voglio effettuarlo così. Qui queste strisce che state vedendo verranno praticamente, una volta tagliate, messe in questo modo, in modo tale da ampliare l'appoggio che ci sarà sulla vera e propria mensola. Qui ho fatto anche la progettazione di alcuni fori in modo tale che il legno che andrà sopra a questa mensola potrò avvitarlo senza alcun tipo di problema, senza alcun tipo di problematica. Logicamente, anche questo progetto, per chi lo volesse, lo trova in automatico entro 24 ore da questo video sulla cartella Progetti Pronti ed è totalmente scaricabile e personalizzabile, sia come misure, sia come grandezze che come decorazioni. Comunque, vediamo di fare questo taglio. Ok, ci siamo. Sicuramente con questa pagina riuscite a capire molto meglio rispetto a prima che cosa ho intenzione di realizzare o comunque come è il disegno. Allora, innanzitutto andrò a fare il vector cut, quindi la modalità taglio con 15 mm per secondo e visto che sto andando abbastanza veloce come taglio, lo sto facendo con il 90% di potenza. Quindi vado a chiudere il coperchio. E lascio lavorare il macchinario. Ho fatto già qualche tentativo con queste potenze e con queste velocità e vi assicuro che con una sola passata si riesce a tagliare tranquillamente questo tipo di materiale che comunque è multistrato. Calcolate anche che ho fatto altre prove, come sicuramente avrete visto in altri video, quindi abete 1 cm sono riuscito a tagliarlo tranquillamente con una passata sola. Infatti già si vede qui che il pezzo è caduto e di conseguenza vuol dire che il taglio lo sta facendo in modo molto molto tranquillo. Logicamente sono anche al 90% di potenza, significa che sto sfruttando praticamente tutta la potenza del macchinario. Quasi tutta la potenza. Ok. Anche questa è andata. Allora, lascio terminare un attimo la lavorazione. Non fate caso al pezzo che sto andando a tagliare perché questo è il primo test in assoluto che sto facendo per vedere se tutte le misure sono esatte e tutto il resto. Quindi il materiale che state vedendo è quello che è arrivato assieme al macchinario, come involucro del macchinario. Quindi comunque un materiale abbastanza rigido, ma non è comunque di prima qualità. Come vedete qui ci sono diverse rughe, diversi righi, ci sono diverse ammaccature, diversi nocci del legno. Quindi qualche istante e vediamo un attimo come è uscito. Ci siamo quasi, ci troviamo praticamente quasi verso la fine. Ultima parte dedicata a questo progetto. Il materiale comunque è abbastanza spesso, che è multistrato, ma è da 8 mm. Sicuramente non opterò per questo come materiale, ma ripeto, è un tentativo che sto facendo per poi realizzarla
realizzare questo progetto al netto in materiale abete o altro di più rigido, di almeno 1 cm di spessore, logicamente. Bene ragazzi, terminata l'operazione del progetto totale compreso il taglio, questo è ciò che ne è venuto fuori. Quindi praticamente ho questi triangoli che faranno appunto da angolo 90 gradi e successivamente andrò praticamente a mettere questi avvitati in primis a questi triangoli. E poi mi sono lasciato dei bordi, quindi uno qui e scusatemi, in questo modo, quindi uno qui sotto e uno qui in alto che andranno direttamente avvitati al muro. Questo, ripeto, è un semplicissimo test, non utilizzerò assolutamente questo tipo di materiale, ma un abete di 1 cm o 2 cm. Adesso vedrò un attimo quale andare ad utilizzare, però come primo test direi che non è uscito affatto male, come prima progettazione per qualcosa di un pochino più utile e di arredo. Quindi questo lo trovate tranquillamente sulla cartella video progetti pronti entro le 24 ore a partire da quando vado a pubblicare questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto e, tempo permettendo, visto che come anticipato all'inizio del video, ho ricominciato il mio lavoro effettivo. Se qualcuno ha bisogno, può tranquillamente scrivermi. Nel minor tempo possibile andrò appunto a rispondere. Va bene? Buona domenica a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi.